È stato un primo di novembre, domenica di tutti i santi, estivo, quello appena trascorso in provincia di Agrigento. Complice l'alta temperatura, migliaia di persone si sono riversate lungo le spiagge dell'Agrigentino. Tantissima gente a Stallone, altrettanti non hanno rinunciato nemmeno al tuffo in mare. In un momento di pandemia e restrizioni è stata una domenica davvero speciale. Vediamo i dettagli. Il 1° novembre, ma sembrava l'inizio della stagione estiva. Temperature oltre i 20 gradi, abbondantemente, giornata assolata, cielo limpidissimo. Risultato, tutti in spiaggia e diversi hanno anche fatto il bagno. Da Licata a Menfi, da Real Monte a Stallone, decine di centinaia di persone, famiglie al completo, si sono consolati di questo tremendo momento a causa della pandemia Covid-19, trascorrendo una domenica autunnale in maniera diversa. Non insolita, perché non è la prima volta che a novembre ci siano giornate così belle, ma respirare a pieni polmoni l'aria del mare di sicuro avrà giovato. A Stallone, dove si riferiscono le immagini, la gente ha preso la tindarella, diversi, come detto, si sono concessi un bagno rinfrescante, altri si sono divertiti a giocare a beach volley e con le racchette. Abbiamo osservato comunque che la gente ha rispettato in pieno, tranne qualche caso dove sono dovute intervenire anche le forze dell'ordine, le disposizioni vigenti per contenere il propagarsi del Covid-19. Si sono notati tanti bimbi che felici hanno giocato con la sabbia, il sapore della libertà e dell'estate appena passata. I bimbi alla fine sono quelli che stanno soffrendo di più questa pandemia, sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto. A Stallone in generale tantissima gente anche sul lungomare, ma purtroppo in alcuni casi sono dovuti intervenire, come detto, polizia e carabinieri per degli assembramenti che si sono creati. In attesa di conoscere le nuove restringenti misure che il governo intende adottare per le prossime settimane, la giornata di ieri è stata una di quelle che comunque ha fatto riassoparare il gusto della vita, una vita che in questo momento è privata di tante cose.